Scarafaggi, mantidi e termiti. Probabilmente vi sembreranno insetti completamente diversi. Le mantidi ci affascinano per la loro eleganza, le termiti per i loro complessi comportamenti sociali, mentre le blatte, beh, quelle le schifiamo proprio. Eppure tutti e tre questi animali hanno avuto un'origine comune. Si sono tutti quanti evoluti, chi prima, chi dopo, da insetti simili alle blatte odierne, che sono vissuti prima dell'era dei dinosauri. Quest'oggi vi voglio parlare proprio di un gruppo di questi animali, che sembra un po' una via di mezzo fra le mantidi e le blatte. Buona visione! Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Niccolò e quest'oggi vi parlo di scarafaggi strani, perché in fin dei conti è questo che sono le mantidi. Nonostante possano sembrare insetti veramente molto diversi, mantidi, blatte e termiti condividono un antenato comune, che è vissuto all'incirca 300 milioni di anni fa e il cui aspetto era simile a quello dei moderni scarafaggi. Per questo motivo, seguendo la classificazione odierna, mantidi, blatte e termiti sono state poste insieme nell'ordine dei dittiotteri. Il punto però è che le mantidi sono soltanto uno degli svariati gruppi di dittiotteri che si sono evoluti nel corso del tempo, quello, assieme alle termiti, che ce l'ha fatta ad arrivare fino ad oggi. Ma se guardiamo alle specie fossili, e in particolare a quelle che si sono conservate in ambra, ecco che si apre un vero e proprio mondo, dal quale spuntano fuori i cugini perduti delle mantidi. Troviamo ad esempio specie come l'inquietante blatta carnivora Manipulator modificaputis, che cacciava nelle foreste del Cretaceo, e anche i protagonisti del video di oggi. Il nome di questi strani insetti preistorici è Alienopteridi, ma credo che nel prosieguo di questo video li chiamerò semplicemente alienotteri, anche se improprio è più facile da pronunciare, quindi concedetemelo. Questi animali compaiono nel record fossile all'incirca 100 milioni di anni fa, e inizialmente, quando vennero scoperti, furono messi in un loro ordine a parte, gemello, diciamo, di quello delle mantidi. Soltanto in seguito, tramite analisi filogenetiche, si è scoperto che sono in realtà delle blatte estremamente modificate, molto simili ad un altro gruppo di blatte preistoriche, gli Umenocoleidi. Possiamo dire che quello degli alienotteri fu un tentativo di creare un nuovo gruppo di insetti, come circa 50 milioni di anni prima avevano fatto le termiti. E dire che stava anche funzionando. Degli svariati gruppi di blatte modificate che sono comparsi nell'era dei dinosauri, soltanto alienotteri e termiti sono sopravvissuti all'estinzione di massa dalla fine del Cretaceo. Questo è testimoniato dai fossili di due specie, Chimeroblattina brevipes e Grant viridifluvius, che sono stati rinvenuti in Colorado e risalgono a circa 50 milioni di anni fa. La scoperta di questo gruppo di insetti risale a veramente poco tempo fa. È nel 2016 infatti che compare la descrizione della prima specie, a cui venne dato il nome di Alienopterus brachielitrus. L'unico esemplare, un maschio, è stato rinvenuto in un'ambra della Hukaun Valley, in Myanmar, e risale all'incirca 99 milioni di anni fa. Immediatamente è stato posto in un suo ordine a parte, per via del suo aspetto bizzarro, al quale si deve anche il nome stesso della specie. Difatti, Alienopterus significa letteralmente ala aliena. Gli alienotteri sono stati poi declassati a famiglia nel 2018. Ma per quale motivo gli alienotteri sono così alieni? Beh, innanzitutto direi che è un po' dura scambiare, almeno a prima vista, un insetto del genere per uno scarafaggio. La cosa più strana, che probabilmente salta subito all'occhio, è la forma delle ali. Quelle posteriori sono molto sviluppate e membranose, e questo fa pensare che questi insetti fossero stati degli ottimi volatori. Quelle anteriori, al contrario, sono molto ridotte. Sembrano quasi delle piccole squame che spuntano dal torace. Il capo era abbastanza sviluppato e portava un paio di lunghe antenne filiformi e di grandi occhi composti, che garantivano una buona vista. Questa caratteristica è presente non soltanto negli esemplari adulti, ma anche in quelli giovani, cioè quelli allo stadio di ninfa. Il torace era a forma di sella e portava le tre paia di zampe e,
ma questo soltanto negli esemplari adulti, le due paia di ali, le quali a riposo venivano tenute al di sopra dell'addome. Certo però che pure le ninfe di alienotteri avevano un aspetto veramente bizzarro. Un esempio lampante è l'Ethiocarenus burmanicus, una specie talmente strana che quando venne scoperta fu inserita in un altro ordine a parte. Soltanto dopo si riconobbe che era in realtà un giovane alienottero. Soprannominato amichevolmente E.T., per ovvi motivi, l'Ethiocarenus aveva una testa larga, triangolare, ma dal collo talmente stretto e sottile che poteva ruotarla orizzontalmente di 180 gradi. Un'altra specie molto particolare è il Caputoraptor elegans. Partiamo dal nome, che è autoesplicativo. Caputoraptor deriva dal latino e significa letteralmente testa che afferra. Questo perché il capo, dietro agli occhi, è prolungato a formare due specie di lobi dal bordo seghettato, che combaciano perfettamente con i bordi del torace, andando a formare una sorta di forbice. Una caratteristica strana, ma dai risvolti ancora più strani. Infatti, si era ipotizzato inizialmente, avendo trovato soltanto esemplari di sesso femminile, che appunto soltanto le femmine avessero questa particolarità e che la usassero durante l'accoppiamento per restare aggrappate al dorso del maschio. Tuttavia, ciò si rivelò in seguito errato, dato che venne trovato anche un esemplare maschio che aveva la stessa testa barra tenaglia. A cosa gli sarebbe servita se durante l'accoppiamento era la femmina ad usarla? La proposta più recente è stata avanzata nel 2018. Se non veniva usata nell'accoppiamento, allora è probabile che il Caputoraptor utilizzasse la sua testa che afferra per afferrare e stritolare le prede. Allo stesso tempo le zampe anteriori avevano una forma tale da convogliare il cibo, che era ormai liquido e completamente spappolato, verso la bocca. E ora voi mi dovete dire quanto caspita è spettacolare questa roba. Sappiate che non esiste nulla del genere negli insetti moderni. Ma lasciamo un attimo da parte la figaggine del Caputoraptor. Gli alienotteri hanno anche un'altra caratteristica bizzarra che, grazie ai fossili eccezionalmente preservati, è saltata all'occhio degli studiosi. Infatti, nel 2018, in un singolo articolo sono state descritte ben 8 specie nuove di alienotteri, fra cui una che secondo me ha un nome bellissimo, Vecelesvab kratokretokrat. Non sto scherzando. Ma lasciamo un attimo da parte pure il nome più onomatopeico del mondo. Stavo dicendo, in questo articolo viene ipotizzata una cosa interessante. Innanzitutto si nota che molte specie di alienotteri somigliano molto ad altri insetti preistorici, come antiche vespe e formiche, che, guarda caso, proprio in quel periodo si stavano diversificando. Potrebbe trattarsi di uno dei primi esempi, di cui abbiamo testimonianza, di mimetismo batesiano, ovvero quella forma di mimetismo in cui una specie innocua imita nell'aspetto o nel comportamento un'altra specie che però è molto più pericolosa. In questo modo evita di essere predata. Un tipico esempio di mimetismo batesiano ai giorni nostri è il caso del serpente corallo, che è molto velenoso e la cui colorazione a bande viene imitata da altri serpenti. Una specie di alienottero che sembrerebbe imitare una vespa oppure un'ape è ad esempio Meilia jingane, credo si pronunci così, che viveva in quello che oggi è il Myanmar. Mentre invece specie che sembrano delle formiche sono ad esempio quelle del genere Theia oppure la formica Mendax Vrzanski. Madonna. Comunque, questa ipotesi del mimetismo batesiano però, secondo un successivo articolo, non regge per molti motivi o comunque sarebbe da verificare meglio. Stiamo pur sempre parlando di insetti che non possiamo osservare dal vivo. Comunque è un'ipotesi interessante e ho preferito citarla. Fossili di alienotteri sono stati rinvenuti, oltre che in Myanmar, anche in Brasile, nella formazione Crato, e negli Stati Uniti, nella formazione Green River, in Colorado. In totale se ne conosce all'incirca una dozzina di specie, ma è molto probabile che in futuro questo numero cambierà, date le continue scoperte. Questi insetti abitavano nel fogliame delle foreste preistoriche, e ne esistevano sia specie carnivore, come si ipotizza per il Caputoraptor, che onnivore. Ma su questo ovviamente possiamo fare soltanto delle ipotesi, non lo sappiamo con certezza. C'è però qualcosa che potrebbe far pensare che gli alienotteri fossero stati fra i primi insetti impollinatori.
Infatti, nel periodo in cui vissero, stava avvenendo una rivoluzione nel mondo delle piante, con la comparsa dei primi fiori. Ed è stato trovato un granello di polline attaccato alla zampa di un alienottero, la formica Mendax. Ovviamente si tratta però soltanto di un possibile indizio, ed è probabile che resterà tale, dato che sono insetti morti e stramorti da milioni di anni. Nonostante fossero probabilmente dei predatori, gli alienotteri erano di sicuro anche delle prede. Infatti, nelle foreste del sud-est asiatico, nel Cretaceo, viveva anche un altro tipo di insetti, alieno quasi quanto gli alienotteri, gli Aedomirmecini, meglio noti come formiche infernali. Questi strani animali, simili alle formiche odierne, utilizzavano le loro lunghe mandibole a forma di falce e le escrescenze del capo per catturare le prede e intrappolarle davanti alla loro bocca. Come lo sappiamo? Beh, le ambre birmane sono un giacimento di fossili veramente straordinario, e in una di esse è stata trovata proprio una formica infernale del genere Ceratomyrmex che è rimasta intrappolata mentre stringeva ancora fra le mandibole un esemplare giovane di Caputo Raptor. Insomma, una testimonianza veramente incredibile di un rapporto di predazione avvenuto in un tempo inimmaginabilmente lontano. E con questo anche questo video può terminare qui. Spero che vi sia piaciuto tanto quanto ha intrigato me scriverlo. Gli alienotteri sono un gruppo veramente molto interessante. E se volete saperne di più, vi lascio dopo anche la bibliografia che ho utilizzato per scrivere questo video. È da quella infatti che ho tratto anche la maggior parte delle immagini. Dunque, a questo punto non mi resta che salutarvi, di ricordarvi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Eila, vi rubo soltanto gli ultimi 20 secondi di video perché devo dirvi una cosa. In pratica questo video l'ho registrato fra gennaio e febbraio 2021, adesso nel momento in cui sto registrando quest'ultima parte siamo a marzo e sono già usciti tre articoli che vanno a scombinare un po' tutta la parte di sistematica che avevo accennato all'inizio sulla posizione degli alienotteri nei dittiotteri. E se volete dargli un'occhiata vi lascio qui di fianco nella playlist che... Playlist, io sono completamente fuso. Nella bibliografia che sta scorrendo qui di fianco, li trovate in fondo e se volete dargli un'occhiata, ecco, sono lì. E basta. Ci vediamo alla prossima.